Scegli il meglio, scegli Fastweb, la rete più veloce d'Italia. Raggiungici in negozio per scoprire tutte le nuove offerte. Tu sei futuro. Si è tenuta venerdì 7 giugno alle ore 18.30 presso il giardino delle Clarisse del complesso monumentale di San Giovanni a Cava dei Tirreni la quarta edizione del premio in memoria di Nunzia Maiorano, vittima di femminicidio il 23 gennaio del 2018. Dedicata alla studentessa 22enne Giulia Cecchettin, barbaramente uccisa dall'ex fidanzato, l'edizione 2024 del premio promosso dall'Istituto Comprensivo Carducci Trezza insieme alla famiglia Maiorano e con il concorso dell'amministrazione comunale e di altri soggetti pubblici e privati ha visto il concorso di tutte le scuole di Cava dei Tirreni. Tra i vincitori la classe quinta B del liceo linguistico De Filippi Sgaldi con il cortometraggio Basta Parole, le classi seconde delle sezioni A, E, G e H del liceo scientifico Andrea Genuino con il cortometraggio La canzone di Marinella e ancora diversi studenti dell'istituto della Corte Vanvitelli e dei comprensivi Balzico, San Nicola, Santa Lucia, Giovanni XXIII, Don Bosco e Carducci Trezza. La cerimonia del premio, condotta da Carmela Novaldi, ha previsto gli interventi del dottore Paolo Landi, del magistrato Vincenzo Senatore, della dottoressa Marilisa Carpentieri. Siamo alla quarta edizione del premio e obiettivamente constatiamo con grande entusiasmo la crescita sia dei sostenitori, degli sponsor e degli organizzatori, sia del numero di scuole che di fatto ha partecipato sia alle attività educativo-didattiche durante l'anno, sia al concorso e con la realizzazione di elaborati afferenti a varie categorie. Il premio è appunto articolato in questo modo, con due azioni sinergiche, e da quest'anno tutte le scuole del territorio cavese hanno preso parte alle azioni didattico-educative, sia le scuole del primo ciclo che quelle del secondo ciclo. E sempre da quest'anno, oltre al comune di Cava dei Tirreni, abbiamo anche il patrocinio del comune di Siano. Sono passati un po' di anni da quei tragici fatti che hanno riguardato la morte di sua sorella. Adesso, a distanza di tempo, è una ferita che si riapre ogni anno, o c'è sempre più la convinzione che queste occasioni sono importanti per far passare il giusto messaggio ai più giovani? Questa è un'occasione importantissima per ricordare Nunzia a tutte quelle donne, ma soprattutto per i ragazzi, per invogliarli, per educarli e per sensibilizzarli. Quest'anno è la quarta edizione e io ogni anno con la commissione, quando andiamo a valutare il lavoro che fanno i ragazzi, io rimango veramente, alcune volte veramente piango. Quest'anno c'è stato un video che hanno fatto che sarà premiato, una menzione particolare, perché è stato molto bello. L'abbinamento musica e i ragazzi e le ragazze, e alla fine solo i ragazzi hanno scritto un messaggio alle loro spalle: insegnateci, educateci a non essere maschi ma uomini. E questo è quello che dovremmo fare, educare i ragazzi al rispetto. È vero che le ragazze oggi stiamo dicendo bisogna denunciare, ma la cosa importantissima è soprattutto i ragazzi maschietti ed educarli, come hanno scritto questi ragazzi, ad essere uomini. Io come presidente di commissione ho potuto insomma vedere e valutare i vari lavori. Sono stati tutti lavori molto impegnativi e i ragazzi si sono veramente, insomma, hanno dato tutto il loro impegno, e anche per quanto riguarda i manifesti, i cortometraggi, i racconti. È tutto molto bello, è tutto molto impegnato. Grande partecipazione, i ragazzi si sono impegnati e hanno dimostrato di aver acquisito la consapevolezza per questa tematica così importante. E dobbiamo continuare a promuovere la legalità improntata sul rispetto dell'altro, combattendo in questo modo la violenza di genere, partendo ovviamente dai ragazzi e dalle ragazze delle scuole. Quindi un grazie di cuore a tutti coloro che insieme hanno partecipato anche quest'anno alla quarta edizione, perché c'è una partecipazione a più livelli, c'è una bella rete, una bella squadra, è un progetto scolastico al quale ha partecipato come sempre la famiglia Maiorano in prima linea, il Rotary, altri sponsor che ringrazio, e quindi insieme continuiamo a fare grandi cose per il nostro territorio, ma soprattutto che vedono destinatari i giovani. Mi spiace non essere riuscita ad essere presente fisicamente con voi,
ma volevo mandare un grandissimo abbraccio a Menadi Nolfi e a tutta la comunità scolastica. E quello che avete fatto oggi io credo che abbia un significato estremamente importante. Dovremmo però anche riflettere su quanto i nostri ragazzi e le nostre ragazze comprendano davvero che quei lavori, quei laboratori, quelle che sono delle performance che cerchiamo di organizzare insieme a loro, non sono staccate da quella che è la vita vera.